Ringrazio, signore, era tutto molto buono. Prego, signore, ecco un buonissimo caffè. Lo ringrazio. Era molto buono questo caffè, ma mi tocca una curiosità. È tutto di vostra produzione? Certo, però sta andando tutto in malora. Dobbiamo lavorare solo noi e le sorelle Spiga non ci sono più. Già, ma mi parli un po' di queste sorelle Spiga. Come osa? Insomma, dai, se ne vada. Il ristorante sta chiudendo, non bene? Vedi? Non c'è nessuno. Quindi se ne vada. Prenda e vada via. Ma non ho detto niente. Speriamo che non ci faccia tante domande. Ciao ragazzi, posso sedermi con voi? Ma certo! Grazie ragazzi! Commissario, con questo caso ho ancora voglia di investigare. Venga, beva qualcosa. Mamma mia. Non grazie. Mi... Senti che? Le due sulle Spiga mi fanno proprio innervosire, mi fanno ai passi. Le due, mamma mia. Sono voluto andare in Brasile. In questo caso delle signore Spiga mi sto lasciando proprio sui nervi. Queste due sorelle mi stanno proprio andando fuori di testa. Ma come due? Non li legge mai i giornali, commissario? Sono tre le sorelle Spiga. Fa vedere. Perché? Cosa c'è scritto? In realtà le sorelle Spiga non sono due, sono tre. Ti faccio vedere. Quelle le tre meraviglie. Le tre sorelle Spiga lasciano la proprietà e si trasferiscono in Brasile. L'attività agricola va in malore. Ho capito tutto! Grazie ragazzi! Prego, arrivederci! 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 Bella! Finalmente tutto mi era chiaro! Ho capito tutto! Ancora qui, signore? Vuole un altro buon caffè? Ma quale buon caffè? No, ma quale caffè? Le sorelle Spiga erano tre, non due! Sì, erano tre, ma io volevo mandare questo posto in rovina perché per anni loro mi hanno trattato come una schiava, costringendomi a fare i lavori più duri e faticosi. E da quando si sono trasferite, finalmente ho preso io la gestione di questo posto, ma una strana presenza ha intralciato sempre i miei piani. Questo posto loro lo trattavano come un ferro arrugginito, mentre io lo trattavo come un anello d'oro. Ma cosa sta dicendo? Ma se da quando se ne sono andate, tutto è andato in malora. Sì, ma io ho bloccato la fonte dell'acqua e quindi non si potevano irrigare i campi e quindi non si potevano dare il cibo agli animali. Insomma, è una specie di catena alimentare, però io ho bloccato tutto. Sono stata io a chiudere la fonte e così non si potevano dare, non si poteva dare l'acqua alle piante e agli animali. E quindi il posto era trattato malissimo e le sorelle Spiga sono state costrette a trasferirsi in Brasile e io avrei preso l'eredità, quello che sto facendo ora. Ma lei è pazza! Sì, sono pazza! Ho avvelenato il suo caffè! Haha, me la pagherà quel maledetto commissario! Fa troppe domande e questo posto è mio! 1, 2, 3, 4. Ma no, mettiamola tutta! Questo... sarà un buon caffè, il suo ultimo caffè. Commissario, ecco il suo buon caffè. Ah, che mal di pancia! Ma non mi fermerò così facilmente! Ma non è ancora finita! Lei è l'arresto per l'omicidio della terza sorella Spiga! Io non ho ucciso nessuno, lo vuole capire? Io non ho ucciso nessuno, lo vuole capire? Fermi! Lei è la terza sorella Spiga! Sì, sono io la terza sorella Spiga! Ma lei non doveva essere morta? Non hai capito niente, qui non è morto nessuno! Qui non è morto nessuno! Io di nascosto dai contadini mi sono occupata dell'orto, del vino e degli animali! Insomma, mi sono occupata di questo posto perché questa terra non è maledetta, è magica! Ma allora perché non è invecchiata? Perché questa terra non è maledetta, è magica! Magica? Sì, fa restare tutti i bambini! Non vi siete accorti che siete rimasti tutti bambini? Ma... è vero! Commissario!
commissario non si è accorta che da quando è qui è bambina anche lei? Il caso era risolto. Ecco perché mangiavo lecca lecca. Ma il caffè che mi ha avvelenato? Ma, signor commissario, insomma, siamo dei bambini, non le posso avvelenare il caffè. Avevo capito tutto. Era soltanto acqua, era uno scherzo. Astuta. Ma lei non mi doveva dichiarare in arresto? Ma no, se lei è la terza sorella spiga e se siamo arrivati tutti i bambini non la posso arrestare. Anzi, avrò bisogno di una segretaria. Vuole venire? Volentieri. Ora il caso è risolto, andiamo. Anche questo caso è risolto. Finalmente il caso risolto. Io, il commissario Collo Albani, lo sono uscito vincitore. Ma ora è arrivato il momento di abbandonare questa azienda agricola e ritornare come prima. Dannazione, devo smetterla con questi lecca lecca. Un altro caso è stato risolto. Te voy a enamorar, conmigo tú vas.
Ha ha ha!